Oh, ma da gente insospettabile? No, ma quel Camilleri che a un certo punto. Ma Camilleri che. Allora, sappiamo tutta la vicenda di Camilleri e della Lazio, è stato cacciato via da Sky per la Roma, così dicono, così sento dire. Tutto quello che volete. Camilleri è praticamente il numero uno della società alla quale questi americani si sono rivolti per gestire l'informazione. Punto. A scendere, Daniele Monaco è un eccellente, come si chiama? Ufficio giornalista, stampa, è un eccellente ufficio stampa. Rimane la ragazza, come si Elena chiama? Turra. Elena Turra. Quindi tutto, allora, aprioristicamente, ha dato fastidio che questo qui, presiedesse la conferenza stampa. La doveva fare questa mossa qua, perché non poteva lasciare Di Benedetto da solo al confronto di chi gli avrebbe chiesto ciò che gli è stato detto di non chiedere, perché non... Allora, ma quando non chiedete le cose ai politici, vi va bene. Quando allora chiedete ai politici non si chiede niente, allora vi va bene. E invece praticamente a Di Benedetto gli si doveva chiedere qualunque cosa. Scusami, ma c'è stato detto che l'accusa che non hanno fatto parlare tutti i giornalisti, cioè ti rendi conto, erano più di Ma 200. che stiamo La domanda scherzando? di qualcuno di un minuto sono 200 minuti, Ma so. stiamo Ma ti scherzando? renditi conto, insomma, di Hanno quello detto che a stiamo. Cioè, 3 ore Daniele. di cose, quando fino a poco tempo fa si era abituati soltanto alle conferenze Hai stampa capito? Hai ai capito? piti, dentro le A stanze, Daniele Lo capito? Monaco l'hanno Mentre sentivi gli accusato. appi che si stavano apparecchiando, Perché la prima ma capito? domanda l'ha fatta Rete Sport, perché lui dice no a favorire. Allora Daniele giustamente ha detto: ma che pensate che sono talmente stronzo da fare una cosa del genere senza considerarla? Ma che c'avete l'acqua Paola dentro il cervello? No, Ascolti, perché ti ha questo, fatto queste critiche però? ma Mandini hanno già voi. cominciato, ma Marcello, ritorniamo a quello che dicevamo prima, chi aveva qualche privilegio, chi aveva qualche rapporto, Bravo, adesso ha fatto bravo, completamente bravo, tilt, ha c'è Radio Nostalgia, fatto bravo, bravo. completamente tilt. Ma Bravo, se tu bravo. pensi che è stato detto il giorno della conferenza stampa, mi sono arrivati 4 messaggi insieme sulla radio che frequentavo, Sì. che mi dicevano è già mezzogiorno e 32, vedete Ecco. qui cominciamo bene con il ritardo, quando l'ultima conferenza stampa puntuale la fece Ottavio Bianchi prima della finale di Coppa UEFA. Quindi, Esatto. insomma, voglio dire, questa è No, ma la cosa che allora, diceva Baldini prima. appunto, noi stiamo raccontando a chi ci ascolta tutto questo per far capire come è malato questo ambiente, no, relativamente al calcio a Roma e come è difficile fare calcio a Roma. Roberto Renga lo sa meglio di tutti lo sa Carlo Zampa che conosce tutto il calcio, Patrick von Brugge che ne parla, lo sappiamo tutti. Questa è una palude con delle sabbie mobili dalle quali non ti affranchi mai, ma dico mai, tu devi andare. Camiglieri ha presieduto. Beh, e allora dov'è il problema? Allora vogliamo parlare del team manager dell'Inter che sotto la giacca c'ha la maglietta della Roma. Ma secondo voi, come si chiama quel ragazzo lì? A Bartolozzi. Bartolozzi gli rompono i coglioni tutti i No, giorni perché. Bartolozzi non lo è più da 5 anni, Lascia lavora al perdere, Corriere quando, dello ma lascia Sport perdere, ora. ma quando lo era, ma quando lo era, no, era il team, era. Romanista, romanista, sì. Dai, ma forza, e Posso allora, dire una cosa, Marcello? sì. Che comunque è difficilissimo dire qualunque cosa in questo momento, no? Per cui bisogna fare grande attenzione, perché se tu critichi, no? Sembra che magari perché sei ancora un nostalgico, no? Sì, Come dice Carlo. sì. Radio Nostalgia, perché quando io ho detto Radio Nostalgia pensavo che ci fosse una radio che si chiamava Nostalgia. Certo che Anche, c'è. c'è Ah, anche. ah Sì, no, no, va ho la bene. voglia. Va bene, no, per dire come sono impreparato, no, su questa vicenda. Però dico, bisogna stare attenti anche perché se, in realtà se uno deve fare una critica, che fa? Non la fa? Ma Secondo certo, me. sempre. Ma deve La essere posizione fondata, giusta. Roby. Deve No, essere ecco, la fondata, è posizione. chiaro, no? Cioè, Ci ma mancherebbe. certo. La posizione giusta è quella di Carlo Zampa, che ha detto qualche giorno fa. Ha detto, dice, io ero critico nei confronti, no, della passata gestione e quindi spero che la prossima faccia bene. È ovvio, come tutti quelli che amano la Roma, spera che la Certo. prossima faccia bene. Ma dopodiché, se commetto errori, lo devo dire, perché sennò Ovvio. devo cambiare Ma mestiere. non c'è Secondo me dubbio. la posizione giusta è quella di Carlo. Perché? Allora, io invece potrei essere, per esempio, con una posizione diversa, no? Magari non ho attaccato, non ho una pessima idea, diciamo, della precedente gestione. Ma Certo. allora che faccio? Devo attaccare sempre? No, ma sarei matto, dovrei cambiare mestiere, non sarei libero, no? Non c'è Però dubbio. altrettanto
nella stessa maniera la mia professione mi impone di dire delle cose se non vanno bene. Ma ecco, è così, questo. Ma se no va a finire che ci censuriamo e ma allora mai, sarebbe un errore. Mai, ecco questo per e allora quanto... io ribadisco, la posizione giusta è quella di Carlo Zampa, perché io l'ho sentito, lui che lo so aveva una posizione molto critica, sì, l'ho sentito dire delle cose che dico, vedi quanto è libero Carlo. Ma a me mi sembra che qua lo siamo tutti, a me sembra no, che qua lo... certo, no, certo che lo siamo tutti, nel ecco, senso, allora io se ne devo dire, la mia posizione sulla conferenza stampa, la cosa che non ho condiviso di Camilleri è che si sia messo al centro, perché al centro ci deve essere Di Benedetto, perché sennò inquadravano sempre lui, una cosa strategica, quindi sto parlando solo di questo, e mentre invece era giusto che comunque ci fosse lui a presiedere la conferenza stampa e non Daniele, perché per quanto riguarda gli americani la comunicazione è stata affidata a Camilleri, mentre la comunicazione della Roma, no, della Roma italiana, chiamiamola così, tecnica eccetera, è affidata a Daniele. Non è che hanno ruoli subalterni, uno si occupa degli americani, l'altro della squadra. No, ma adesso ci si scandalizza perché Camilleri ci si scandalizza perché Camilleri è laziale. Bendoni che ha curato Bendoni ha curato l'informazione della Roma, laziale, dichiarato, ma dov'è il problema? Cioè, no, dov'è, non dov'è il problema? No, questo no. Anche Penucci è laziale, no? Hai capito? E allora a me Penucci dà la sensazione del grande... No, a me per esempio una cosa che invece sorprende dell'esperienza di un uomo come Camilleri è la dichiarazione su Totti. Ma tu ti devi mordere la lingua 50 volte, no? Lì hai sbagliato. Perché dire che non ha sbagliato. No, certo, perché lì hai sbagliato. Perché tu dici, allora perché doveva indossare la maglia Totti? Tu dovevi dire sì, non ci abbiamo pensato. Paraculamente, no? Invece, siccome io ho capito perché hanno fatto vestire la maglia ai ragazzi, perché è quello che si ritrova nell'intervista a Franco Baldini stamattina. Intervista, esatto. Leggetela integralmente. Allora, quello io adesso ne ho conferma. È volutamente. Ma bastava dirlo, ecco. Marcello. Ecco, Marcello, o se no lo dici. Se no che non ci fosse il capitano o De Rossi, diciamo, non Totti, diciamo De Rossi. Va benissimo. No? È stato un errore, secondo me. Attenzione. Sì, va bene, ma. Però dice, siccome noi guardiamo al futuro, guardiamo una linea verde, ecco i ragazzi. Appunto. Dice, da domani ritroverete Totti, bastava dirlo. Vabbè, prima di lasciarci, mi date... Perché lo sai che su questa vicenda se ne sono stati poi dopo? Ma come dopo no? Cose di questo tipo danno adito ma a c'è, un sacco di storie. Ma questa è l'aia romana... È Totti che non si è presentato, è Totti che scappa, che non è vero per niente. Bravissimo. Perché non gli è stato chiesto e Totti è andato a pranzo a questa casa. È l'aia romana dove ognuno porta le papere al proprio vile. È evidente che così. No, io prima volevo che voi mi deste una vostra impressione su questi primi giorni di lavoro di Brunico, dove un Taddei schierato a terzino sta facendo esaltare, sta a fare liquido seminale, cosa gente che non si può capire. Sì. Taddei proprio schierato, Taddei schierato a terzino, io sento la gente impazzita. E poi dunque, allora, Taddei schierato a terzino e poi l'altra cosa tremenda. Il pressing di Caprari, che ne dite voi, che ne pensate? Che non è calcio ancora, hai capito? Manca qualcosa in difesa. E questi sono, sì, no, che lei non c'è difesa, questo è, lo sappiamo tutti, perché il problema è che la Roma non ha i giocatori, ma è che in questo momento comunque si deve arrangiare. Taddei terzino, secondo me, ne abbiamo già parlato, può essere un'idea, però dico, non è calcio quindi questo, perché ancora si stanno allenando, si allenano alla mattina, poi gli mettono davanti dei birilli e dicono, adesso fatemi vedere se riuscite a passarvi la palla, ragazzi. Io, per esempio, queste partite non le vedo, perché ci sono caduto i primi anni, prendevo dico vedi quello come in forma, e poi dico che stupido che sono. Se tu adesso prendi una squadra di prima categoria e la fai giocare contro i camerieri di Brunico, e quelli di prima categoria fanno 10 gol, attenzione, perché basta essere giocatori per fare 10 gol ai camerieri, e quindi non vale niente. Dopodiché non dovremmo nemmeno stupirci se un giorno vedremo Taddei terzino, De Rossi centrale difensivo, se Borriello alla destra, se Vucinic, cioè non dovremmo stupirci, perché comunque in questo tipo di calcio c'è che ogni giocatore deve ricoprire. Però possiamo stupirci per quello che sta per dire Grasselli. No, c'è un'ultima ora, siamo sui siti spagnoli, in questo caso la leggo da Sport.
Sport.es, Boia non passa la revisione medica, appunto De Serrar su traspaso, insomma siamo vicini perché c'è la salita di Bojan Krkić e sta cadavere. Questa volta è molto vicino il trasferimento di Krkić alla Roma, perché è dell'ultima ora ha avuto dal Barcellona un permesso speciale per saltare e le visite mediche e il primo allenamento. C'è stato allarme ieri per la convocazione, invece Bojan non si aggregherà ai compagni del Barcellona. Questa è una cosa che sinceramente dovrebbero spiegare, insomma, non si può credere che quelli stanno aspettando Sanchez per liberare Bojan. Io Roma ho l'accordo già con te, Barcellona, che porta sai se tu prendi Sanchez o non lo prendi, insomma, cioè non può essere quella la motivazione, no? No Carlo, non è quella. Posso provare, questa è la mia interpretazione, insomma, fondata. È che tu prendi un giocatore, no? Ti metti d'accordo, eccetera, eccetera, poi prima che l'operazione venga data per conclusa anche dalla società cedente, tu devi dare una copertura, una fideiussione, no? In genere, un segnale bancario. E probabilmente questo segnale è questa, bancario non c'è. La ragione è questa. No, è sicuro, è sicuro. È sicuramente questo. Vabbè, amici. Spero che se non altro ci sia stata una lettera, se non proprio un segnale bancario. Visto e considerato che è il momento proprietario della Roma era banca, insomma, voglio dire, cioè, allora, gli amici se non lo fanno loro. Appunto, la fideiussione dovrebbe essere facile. Chiosa di Grasselli. No, la chiosa di Grasselli è la chiosa di Baldini all'intervista all'Audisio. Me lo sento, dice Baldini, il viaggio a Roma sarà pericoloso. Mio padre me lo dice sempre, dove girano le pedate tu ci metti sempre il sedere. Andiamo, meraviglioso. Dunque, amici... ma soprattutto amiche, non so fra di voi chi posso interpretare come tale, tutto proseguirà alle 13.30 nella trasmissione a tutto campo con Patrick Von Brugg, con Roberto Renga, con Carlo Zampa, con Rino Tommasi, con tutti i grandi ospiti della trasmissione fino alle 16.30 per parlare di tutto quello che abbiamo accennato questa mattina. Noi ci sentiamo domani alle 10.30. Un abbraccio a voi tre, grande. Grazie. Buona mattinata, grazie.